partiti per il grande steeplechase di Milano, i 5.000 metri. Prime fasi di corsa che vedono subito portarsi in vantaggio Notti Magiche nei confronti in seconda posizione di Dallina, poi Mezza G che precede il favorito Northerly Wind che galoppa in terza posizione ora, più dietro invece Cosmic Magic insieme a Capivari e Annie Rilly che chiudono il gruppetto. Situazione dunque con Notti Magiche che ha preso l'iniziativa fin dal primo metro e salta in vantaggio anche il secondo ostacolo, imprimendo comunque la corsa in questa prima parte un ritmo che fin da subito è più che deciso. In seconda posizione Dallina, in terza invece Mezza G in giubba fucsia a precedere il Northerly Wind in giallo e blu, poi ancora più dietro rimane invece Cosmic Magic, giubba a V gialle e rosse con il cap rosso. Chiudono il gruppo Annerilli insieme a Capivari. Cavalli che hanno affrontato anche il Travone all'attacco della piegata di fondo, dove c'è sempre in vantaggio Notti Magiche in seconda posizione, Northerly Wind che nel frattempo ha rilevato Dallina, poi ancora Cosmic Magic al quarto nei confronti di Mezza G, Annerilli e Capivari che si mantengono in coda. Cavalli all'attacco della siepe posta a metà della piegata di fondo, sempre Notti Magiche a gestire le cose in vantaggio con Northerly Wind in seconda posizione, con i cavalli che affrontano la diagonale breve. Questo è il primo dei due bullfinche che dovranno saltare, con Notti Magiche sempre in posizione di battistrada nei confronti di Northerly Wind, in terza è sempre Dallina, in quarta Cosmic Magic, poi ancora Mezza G, tutti a contatto, compreso Capivari. Cavalli che in quest'ordine vanno ormai ad affrontare il siepone, dove c'è sempre Notti Magiche in vantaggio e sempre con in scia Northerly Wind, poi ancora Cosmic Magic e Dallina che a loro volta si avvicinano gradualmente. La fence, i cavalli passano sempre in quest'ordine senza nessun tipo di cambiamenti, con Notti Magiche, Northerly Wind, Dallina, Cosmic Magic, Mezza G, Capivari e a chiudere Annerilli. Cavalli che hanno completato il passaggio di fronte alle tribune. Ora ci sarà l'ostacolo più temuto di tutti, che infatti vanno a prendere in velocità l'Oxer, che viene passato bene da tutti quanti. Notti Magica ha dovuto affrontarli in maniera un po' meno brillante, ma comunque non c'è problema con Northerly Wind che comunque gli ha soffiato il comando delle operazioni e va ad affrontare la siepe sempre davanti a Notti Magiche che è secondo, al terzo è sempre Dallina, con i cavalli che dovranno oltrepassare il Brook, con Northerly Wind a indicare la via rispetto a Notti Magiche in seconda posizione. Al terzo Mezza G con vicino sempre Dallina, poi Cosmic Magic e Capivari che ha abbandonato la coda del gruppo lasciando a Danny Rilli. Cavalli sull'arginello, sulla diagonale lunga, Northerly Wind e Notti Magiche che si ripropone, Mezza G e Annie Rilli poco brillanti su questo ostacolo, mentre davanti ritorna Notti Magiche su Northerly Wind, il cui gioco si guarda le spalle anche perché Capivari si è portato in scia. Rimane sempre in quota anche Dallina, con i cavalli che hanno passato il muro, mentre Annie Rilli continua a saltare male anche Cosmic Magic, come se si era accompagnata a seria. Notti Magic e Northerly Wind che procedono a coppia anche all'attacco dell'arginello. Poi Dallina che cade, la caduta di Dallina. Nessuna conseguenza né per il jockey né per la cavalla, per fortuna, anche se qui devono abbandonare la corsa. Anche il Travone non miette nessun tipo di problema, mentre Nirilli perde contatto anche in Mezza G. Di fatto rimangono in quattro con Notti Magic, Northerly Wind, Capivari e Cosmic Magic che si riporta sotto con coraggio, più dietro Mezza G e Annie Rilli
cavalli che sono ormai a metà circa della piegata di fondo, con Northerly Wing e Notti Magiche che sono sempre alle prese, proverà a giocarsela in contropiede Capivari, mentre Cosmic Magic anche in questo tratto ha saltato maluccio e perde un po' di terreno. Diagonale breve, tre ostacoli alla fine, con Northerly Wind in leggera evidenza su Notti Magiche che con un coraggio leonino ritorna sotto poco prima del Bullfinch, che i due saltano sempre insieme davanti a Capivari. Per Cosmic Magic è dura recuperare su questi, ma manca ancora tanto. Qui c'è il siepone per Notti Magiche, Capivari nel frattempo si ripresenta, Northerly Wind che è sempre in quota, che non perde un centimetro, contrariamente a Cosmic Magic, siepone che vede Notti Magiche ritornare in vantaggio nei confronti al largo di Northerly Wind, Capivari che si butta all'interno, poi Cosmic Magic, ultimo ostacolo con Northerly Wind che ritorna sotto su Notti Magiche, Capivari all'interno, tre cavalli a giocare. Carse grande steeple chase con Northerly Wind che riparte su Notti Magiche che dice basta. Northerly Wind che viene ad allungare nel tratto piano per vincere il grande steeple chase di Milano, respingendo i due di Eichner, con Notti Magiche che è clamoroso secondo davanti a Capivari, poi buon recupero di Cosmic Magic, mezza G e Danny Rilli. Northerly Wind che arrivava dal posto d'onore nel Gran Premio Merano, a questo punto era un favorito. Ian, complimenti, spiegazioni. Il tuo commento. Lui c'è una buona velocità, lui salta molto bene. Questa pista è molto difficile con la velocità, saltare è veramente una prova. Lui è gira forte, lui c'è un grande cuore. Devo dire molto grazie all'allenatore, come lui fa un lavoro esclusivo. Assolutamente sì, grazie.